Un numero n è espresso in assoluto quando tiene conto del ciclo 10 su cui il numero esiste come un indice. Infatti, il valore assoluto di 5 è un 1 seguito da 5 zeri. Il numero assoluto di 2 è un numero 1 seguito da 2 zeri. Noi non vediamo il valore assoluto, vediamo il valore relativo, vediamo il valore uguale e contrario, che è espresso da quanto è contrario e uguale a una potenza basata su 10, ossia a quanto è il logaritmo decimale di quella potenza. Per cui, se noi vediamo il valore 5, il valore assoluto è 10 elevato a 5, ma noi lo vediamo 5 attraverso il logaritmo decimale di 10 elevato a 5.